Il discorso che avete fatto, che ha fatto lei, ha fatto anche il vicepresidente nonché assessore delle infrastrutture, è noto con piacere che la Romea e le infrastrutture le avete poste su come una priorità della nuova amministrazione, della nuova campagna, insomma, per la prossima amministrazione. È un dato di fatto, anche perché il dialogo che ci sarà con Mauro Ormelao è un dialogo, io spero, anzi ne sono sicuro, costruttivo, perché non abbiamo il problema del retaggio culturale e politico di vedere magari un sindaco che passa le sue giornate a fare la polemica contro la regione. Ma con Mauro ci conosciamo, abbiamo questo, eccolo qua Mauro, abbiamo questo progetto, diciamo, politico-amministrativo per il comune di Chioggia, e io spero che i cittadini facciano la scelta migliore. Io non passo le mie giornate ad andare in giro a parlare male degli altri, però sono sicuro che con Mauro riusciremo a fare grandi lavori. Vedo che anche sia lei che l'assessore avete citato la Romea, la Zerone, sì, che potrebbe essere una seconda via, diciamo, di entrata, di uscita, la ferrovia per noi prioritaria per Piove di Sacco, Padova, Piove di Sacco, Venezia, ecco, su queste cose qua per la nostra collettività sarebbe un sogno, Presidente, insomma, speriamo che di vedere un inizio di progettualità. Ecco, però mi lasci dire che è sicuramente un sogno, però è pur vero che questa è l'unica via di uscita, che è quella di prendere per mano queste infrastrutture. Della E55 noi abbiamo in territorio Veneto 71 chilometri, 16 chilometri riguardano questo territorio, più o meno 16 chilometri, dei 223 milioni stanziati 61 milioni e mezzo riguardano questi territori, i territori del Veneto. Io penso che dovremmo investire ancora continuando su questa filosofia, insomma il tema della Romea è un tema importante, come quello dell'Arzerone e molto altro ancora. Grazie Presidente. Grazie. Grazie Mauro.